cumbre rieca un'eruzione alla Palma, siamo nelle Canarie. Facciamo un piccolo approfondimento sulla zona e cerchiamo di rispondere alle domande che si sentono in giro in questi giorni, anche relative ai mega tsunami e tutte queste cose hollywoodiane. Le isole Canarie, ricordiamolo, sono queste qui, si trovano a circa 100 km dalla costa africana, si sono formate molto probabilmente da un punto caldo che provoca l'intrusione di materiale magmatico nella placca africana. Un punto caldo può essere considerato fisso, le placche si muovono, per cui questo punto caldo va a bucare in diversi punti. Risultato, si avranno una serie di vulcani in fila indiana, più o meno la stessa cosa che succede alle Hawaii. C'è un nostro video ad hoc sui punti caldi, nel caso ve lo andate a vedere. Veniamo a noi, La Palma. La Palma è la quinta isola più grande e la seconda più alta delle Canarie ed è anche la seconda isola più giovane dell'intero arcipelago. L'eruzione di questi giorni sta avvenendo nella zona sud, ma ora ci arriviamo subito. Guardate qui, si capisce già dalla forma che quest'isola, dal punto di vista geologico vulcanologico, è divisa in due settori. Il settore nord, più subcircolare, dove c'è il Taburiente, un enorme apparato vulcanico, e il settore sud, che ha questa forma allungata, forma di dente, dove ci sono una serie di conetti allineati quasi in fila indiana. Guardate qui, uno spettacolo dal punto di vista scientifico. Ecco, è qui che sta avvenendo l'eruzione di questi giorni, a Cumbre Vieja. Dicevo, nella parte nord c'è il vecchio vulcano Taburiente, uno stratovulcano enorme che, come vedete, ha una parte di edificio vulcanico mancante. L'accumulo di materiale sul fianco meridionale probabilmente doveva essere talmente grande che per instabilità gravitazionale si verificò un grande crollo, noto come frana di Aridane o Aridane. E tutto il materiale che è franato via è lì in fondo al mare, che copre il pendio dell'isola. Relativamente alla zona che oggi è attiva, sappiamo da testimonianze oculari che ha avuto attività eruttive nel 1585, nel 1640, 1677, 1712 e le due più recenti nel 1949 e nel 1971. Arriviamo ad oggi. Quanto tempo prima abbiamo capito che stava per eruttare? Più o meno circa una settimana, una decina di giorni. Spesso si parla di segnali premonitori di tremori vulcanici. Ecco, con La Palma abbiamo avuto un tipico esempio di come vanno interpretati i dati a nostra disposizione. Le prime avvisaglie di un terremoto si sono verificate l'11 settembre attorno alle 3:18, quindi di notte. Si trattava di scosse con una bassa magnitudo, non così rare ovviamente da osservare in un'isola vulcanico come questa, cioè ci sono molto spesso, ma il problema è che rispetto alle altre volte non hanno smesso e hanno continuato ad aumentare di frequenza e di intensità. Nel giro di una settimana si è passati da una magnitudo 2 a picchi di 3.8 e complessivamente dall'11 al 19 settembre, pensate, si sono verificati 6.600 scosse. C'è stata anche deformazione del suolo, cioè il sollevamento legato alla risalita di magma dal sottosuolo, che è passata in pochi giorni da 2 a 15 cm. Ora rispondiamo alle domande che ci avete posto voi. Che tipo di eruzione è quella di La Palma? È un'eruzione di tipo stromboliano, è quella che più si avvicina a un'eruzione stromboliana. Interessa più bocche, cioè non è che c'è un singolo cono da cui esce il materiale, cioè la lava, ma ci sono varie fessure e non si esclude che se ne apriranno altre nei prossimi giorni. Altra domanda: perché si parla di tsunami? Lo scenario del mega tsunami che si legge sui giornali in questi giorni è vero? Carissimi amici, si parla di tsunami perché in questi casi bisogna truccare, abbellire la notizia, impacchettarla. Perché qua si parla di tsunami? Perché ci sono evidenze passate, nel passato geologico, di collassi come quello che vi ho mostrato prima del Taburiente. Un collasso del genere, se avvenisse in un unico singolo evento, cadendo in mare, potrebbe spostare una quantità d'acqua, una massa d'acqua talmente grande da generare uno tsunami. Ma queste condizioni oggi non ci sono. Oggi non c'è una zona alta, gigantesca, instabile, che potrebbe creare un crollo gigantesco. Due, questi crolli difficilmente avvengono in un'unica botta, ma ecco, sono diluiti nel tempo. Quindi tsunami ad oggi qua
No, è più una fantasia che altro. Quanto durerà l'eruzione? Beh, non c'è una risposta attendibile relativamente ai tempi, non lo sappiamo. Giorni, settimane, qualche mese. L'unico dato che abbiamo è quella dell'eruzione precedente del 1971, che è durata circa 3 settimane. Questo è l'unico dato per avere una referenza. C'è il rischio di una reazione a catena che interessi tutti gli altri vulcani delle Canarie? No, più no che sì. I vulcani solitamente non sono collegati in maniera diretta. Sono tutti accomunati da un sistema vulcanico, in questo caso un punto caldo. In generale non sono da pensare come dei vasi comunicanti, ok? Cioè la stessa cosa vale per i nostri vulcani, Vesuvio, Stromboli, Etna. Si pensa spesso, me lo dite spesso, che siano collegati, ma non lo sono, non è così. I segnali premonitori potrebbero esserci anche per il Vesuvio? Prima di tutto dobbiamo considerare che stiamo parlando di due sistemi totalmente diversi, proprio una natura diversa, però sì, ci si aspetta proprio questo: tremori vulcanici, deformazioni del suolo. Per esempio l'eruzione del 1631 del Vesuvio, che avvenne nel mese di dicembre, fu preceduta da sismi a partire dal mese di giugno, e ad agosto cominciò ad intensificarsi anche l'attività fumarolica. Quindi sì, ci si aspetta qualcosa con almeno diverse settimane in anticipo. Speriamo che questi segnali premonitori, ecco, nel campano avvengano molto molto presto. Questo ovviamente vedremo. Carissimi amici, ovviamente noi seguiremo l'attività dell'eruzione, vi faremo sapere se qualora ci fossero delle evoluzioni particolari, sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao!